giornata importante come hanno sottolineato gli interventi del Presidente della Provincia e del Questore per attribuire al Dottor Mondora il giusto riconoscimento per un prezioso lavoro svolto nell'interesse della comunità, nell'interesse di coloro che rappresentava quotidianamente indossando quella divisa e svolgendo tutte le attività di indagine che ha svolto nel corso della brillante carriera professionale. E a lui va ovviamente un ricordo da parte di tutti noi e ci uniamo, come abbiamo fatto parecchi mesi fa, ai familiari in questo momento di ricordo ma anche di dolore. Ma al contempo la città vuole riconoscere un riconoscimento importante che è la massima onorificenza alla Martinella del Brunetto per il lavoro svolto da parte della Polizia di Stato, da parte di tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato, insieme a tutte le altre forze dell'ordine, che durante la pandemia, le diverse forze del volontariato, il mondo della sanità, il mondo dell'associazionismo ha svolto per portarci fuori da questa terribile pandemia. E questo riconoscimento a Martinella del Brunetto è un simbolo della nostra città, un simbolo che viene conferito alle figure e in questo caso alla collettività rappresentata da tutti questi soggetti straordinariamente importanti, a segno della gratitudine del lavoro svolto, mettendo a repentaglio la propria vita nell'interesse della collettività. E quindi siamo veramente grati e onorati di consegnare al Capo della Polizia di Stato questo importante riconoscimento.